E nella domenica appunto dell'addio di tanti giocatori tecnici, ecco Arezzo Barbera il saluto di Ballardini, improvviso e misterioso, e Mazzarri. L'allenatore del Palermo ha fatto capire di voler chiudere i rapporti con Zamparini, quello blu cerchiato, si sa che sarà rimpiazzato da Del Neri. Tango delle panchine a parte, debutta bene in A il 36enne Michele Cavarretta, assicuratore. Arbitro di Trapani, via ed ecco Cassano nel classico cucito e taglio per De Sena stoppato da Meglia, poi il sinistro di Miccolis allunga Fiorillo. Ottavo minuto, invito di Succi, Campagnaro lascia Fiorillo che smarrisce concentrazione e palla, ne approfitta Miccoli al 14° gol in 30 presenze, poi abbraccia Ballardini, replay col 19enne portierino, secondo gettone stagionale terzo in A, che fa quasi tenerezza per l'errore. 15° sbaglia ancora Fiorillo, Miccoli per Succi che come impietosito sbaglia così, e il centravanti, dopo essersi rammaricato, si ripete chiudendo male sul passaggio di Simplicio. 41esimo, ancora gaff di Fiorillo, ancora Miccoli, e stavolta Succi, ex Ravennate, realizza settima rete per lui, 2-0 per il Palermo. Passano 2 minuti e Amelia blocca Cassano, poi sorrisi e abbracci. Fine primo tempo. Cassano, Stankevičius, centro, plastico, Pazzini col destro e palla sotto la traversa, 2-1, Pazzini a quota 12, un gol anche con la Fiorentina. Ripresa, gol annullato a Cassano su segnalazione dell'assistente De Pinto per fuorigioco di centimetri su cross di Stankevičius. Contrattacchi siciliani e Fiorillo cambia faccia e sicurezza sul centro di Balzaretti prima e Miccoli poi. 13esimo, blu cerchiati tutti a destra, Cassano, Stankevičius, corridoio libero e Amelia battuto, terzo gol del lituano, con i centrali rosanero, Savini e Migliaccio non di ruolo per varie assenze. Poi con il montaggio di Alessandro Spinnato il finale con i tentativi palermitani e nuovo Fiorillo show con la I due volte sull'indomito Fabrizio Miccoli.